Un cordiale saluto e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Sono trascorsi 15 anni da quando furono scoperte le discariche di Bussi sul Tirino. Proprio quest'anno sono iniziati i primi lavori di bonifica, ma la strada è ancora molto lunga. Giuseppe Dintino. Sono già trascorsi 15 anni da quando il 12 marzo 2007 il comandante della Forestale di Pescara, Guido Conti, scoprì che nell'area Tremonti di Bussi sul Tirino erano seppellite tonnellate di rifiuti tossici. Da lì venne alla luce la più grande discarica d'Europa. 15 anni in cui gli scarti della produzione chimica, tra cui piombo, mercurio e cloruro di vinile, hanno continuato a inquinare le falde acquifere del Tirino, il terreno e anche l'aria della zona. Lo ha certificato l'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, tramite diversi rilievi. In questi 15 anni, mentre lo studio Sentieri appurava nella Val Pescara un'incidenza di patologie riconducibili agli inquinanti superiore al resto della regione, è successo di tutto. I processi, la causa civile ancora in corso, gli scaricabarile sulle responsabilità, benché la Cassazione abbia determinato il ruolo di Edison nel disastro ambientale, e perfino un bando di bonifica strenuamente difeso dal Ministero dell'Ambiente e poi annullato dallo stesso Dicastero, il quale aveva anche temporaneamente e misteriosamente dirottato i fondi riservati al sito di interesse nazionale. E il rammarico è proprio questo, ci dicono dal Forum dell'Acqua, che il ministero che doveva promuovere la bonifica ha in realtà rallentato l'iter dei lavori. Paradossalmente, in 15 anni noi abbiamo fatto un po' di più di altri siti, molto poco in più. Ma è veramente incredibile perché per legge i progetti di bonifica devono essere approvati in 18 mesi, cioè esaminati e poi realizzati in qualche anno. Voglio dire, qui passano 15 anni e per esempio per l'area industriale non c'è neanche il progetto di bonifica. 15 anni rispetto a una previsione di legge di 18 mesi per fare i progetti. E questa è una responsabilità, a nostro avviso, del Ministero dell'Ambiente prima, oggi della transizione ecologica, che è quasi uno stopper delle bonifiche e non invece il promotore, avendone la competenza per legge. A gennaio intanto sono finalmente partite le prime bonifiche, quella dell'area Tremonti, scoperta 15 anni fa, e dell'area industriale di Piano d'Orta. I lavori, come stabilito dai tribunali, saranno a carico di Edison in base al principio chi inquina paga. Prossimamente dovrà partire la bonifica anche delle aree 2A e 2B. È presto però per veder ricucita una delle ferite più profonde d'Abruzzo, che come detto sta ancora sanguinando. Il problema è che non vanno avanti le carte, e cioè i progetti. E senza i progetti non si bonifica. Quindi riteniamo che ci vorranno sicuramente molti anni, però se il Ministero della Transizione Ecologica va con questi tempi, ecco, le bonifiche ce le avremo fra forse 40 anni, 50 anni. Cambiamo argomento, anche Chieti, come diversi comuni della nostra regione, si appresta ad accogliere famiglie che scappano dalla guerra in Ucraina. Il primo cittadino, Diego Ferrara, spiega come sarà possibile aiutare queste persone. Selenia Secondi. Sindaco, come ci si sta organizzando per l'accoglienza dei profughi ucraini? Intanto con un grande lavoro di sinergia e di cooperazione tra le varie istituzioni presenti sul territorio, quindi dal prefetto, la questura, la ASL e il comune. I profughi che arrivano vanno dapprima in questura a fare una dichiarazione di presenza, dopodiché entro le 48 ore devono essere accompagnati all'hub vaccinale di Colle dell'Ara, almeno per quanto riguarda Chieti, per avere un numero di iscrizione come una tessera sanitaria di quelle che siamo abituati noi ad avere, per avere l'assistenza sanitaria. Per ospitare queste persone noi faremo una specie di avviso pubblico per manifestazione di interesse a cui possono rispondere privati, alberghi, B&B e quant'altro e vaglieremo le situazioni migliori per l'accoglimento di queste persone. Il prefetto aveva fatto appello ai 106 comuni della provincia di Chieti, vi state organizzando anche in rete? Sì, ci stiamo organizzando in rete, ogni comune reperirà
dei locali dove poter almeno momentaneamente, perché quello che noi non sappiamo è quanto tempo poi queste persone possono o devono rimanere in queste strutture. Per quanto riguarda Chieti stiamo pensando, insieme con l'assessore alle politiche sociali Mara Maretti, la dottoressa Mara Maretti, ad utilizzare per un breve periodo di tempo i locali e gli appartamenti per le emergenze abitative. E ad Avezzano l'amministrazione comunale ha già organizzato una rete solidale permanente. Vediamo. Vice Sindaco, sono giorni bui, stiamo assistendo ad una vera e propria crisi umanitaria, sono tanti già i rifugiati, i profughi che sono arrivati, sono riusciti ad arrivare in Italia ma anche in Abruzzo, in questo caso fuggiti dalla guerra in Ucraina. Che cosa sta facendo il Comune di Avezzano per la rete dell'accoglienza? Credo che tutti i territori si siano attivati indistintamente. Noi come amministrazione da sabato siamo messi in contatto con la prefettura proprio per organizzare al meglio la macchina del soccorso, la macchina vera, importante, che possa dare risposte a tutti i cittadini. Per il vice sindaco della città di Avezzano non serve caos, ma completezza di informazioni e organizzazione. Serve concertare con tutti gli attori del territorio linee guida e parametri efficaci per costruire un ponte umanitario con l'Ucraina solido e capace. Nel frattempo abbiamo convocato la rete solidale. Che cos'è la rete solidale? È un organismo organizzato dal Comune di Avezzano già da mesi, all'interno del quale hanno aderito soggetti importanti del tessuto socio-economico della città e del territorio, non solo della città di Avezzano, e ci sono tantissime associazioni, quindi tra le quali la Croce Rossa, la Caritas e quant'altro. Dal tampone anti-Covid per i rifugiati al sostegno dato dalla cittadinanza. L'obiettivo è rimettere assieme i cocci della qualità della vita che i profughi fuggiti dalla voragine belligera hanno perduto. Oltre a questo abbiamo attivato un altro servizio. Noi abbiamo presentato ed ottenuto un finanziamento per un progetto, il progetto FAMI, è un progetto per l'immigrazione in senso generale. E queste risorse le abbiamo dirottate esclusivamente, quasi esclusivamente su questo fronte Ucraina, attivando con i partner, cioè le tre associazioni che hanno partecipato al progetto, tutte quelle attività necessarie per poter dare garanzie alle persone. Cambiamo argomento. Il report disegnato dal patronato Inca CGL dice che all'appello mancano circa 70.000 richieste di assegno unico familiare. Fino al 1 marzo l'INPS ha registrato meno di 60.000 domande. Il termine ultimo è fissato per il 30 giugno. Vediamo. Al 1 marzo 2022 sono state 59.604 le domande di assegno unico universale pervenute, per un totale di 98.892 figli minori di 21 anni o disabili coinvolti. L'assegno unico universale da marzo sostituisce detrazioni per figli a carico ed assegni familiari percepiti fino ad oggi in busta paga. In Abruzzo si stima abbiano diritto alla misura complessivamente 135.000 famiglie. All'appello quindi mancano almeno altrettante domande rispetto a quelle fatte. Questi dati comunicati dall'INPS regionale al patronato Inca CGL. C'è tempo entro il 30 giugno, termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile chiedere gli arretrati. Sempre entro il 30 giugno, insieme alla domanda, è utile produrre il modello ISEE, che consente di beneficiare di una serie di maggiorazioni sull'importo dell'assegno. Chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro avrà diritto ad un importo base di 175 euro mensili per ciascun figlio fino ai 18 anni, 85 euro per i figli dai 18 ai 21 anni, oltre ad altre maggiorazioni in caso di presenza di figli disabili o famiglie numerose. Nel caso in cui si decidesse di non presentare il modello ISEE, potrà comunque essere richiesto l'assegno unico, ma in questo caso sarà riconosciuto l'importo minimo per ciascun figlio pari a 50,25 euro per i figli maggiorenni fino a 21 anni. Per le domande presentate entro il 28 febbraio, l'INPS, con una procedura centralizzata, si è impegnata a mettere in pagamento tramite bonifico bancario che sarà accreditato direttamente sul conto del richiedente.
Attraverso bandi dedicati ai servizi alla persona, il Comune di Teramo assegnerà contributi economici da 400 a 1000 euro per i disabili gravissimi. La novità è che da oggi anche i caregiver riceveranno aiuti finanziari per l'assistenza dei malati a casa. Tania Bonici Castelli. Il Comune di Teramo pubblica 3 bandi per accedere a speciali contributi per i servizi alla persona in ore di assistenza o in denaro. A poter ricevere maggiore assistenza domiciliare saranno le persone allettate. Contributi invece da 400 a 1000 euro saranno destinati a pazienti con disabilità gravissima e c'è la novità di un sostegno finanziario anche per i caregiver, coloro cioè che non hanno un lavoro e assistono a casa un parente malato. In questo periodo di pandemia abbiamo visto come le vere vittime alla fine sono le famiglie che hanno cari che vivono una condizione di disabilità. Per questo motivo il Comune di Teramo, proprio per stare vicino sempre di più alle famiglie, a queste famiglie, riapre oggi dei bandi e in più presenta un nuovo servizio, cioè quello del caregiver. Per quanto riguarda gli altri avvisi, cioè la disabilità gravissima, la domiciliare, anziani e disabili, sono dei servizi già presenti all'interno del pacchetto dei servizi del Comune di Teramo, mentre il caregiver è un servizio nuovo. I primi due consistono sostanzialmente nel dare un contributo economico proprio per la cura alle persone, mentre la domiciliare consiste in ore di servizio da parte di una cooperativa, quindi di persone altamente specializzate sempre per la cura della persona, mentre il caregiver diventa un contributo proprio destinato alla persona, cioè al familiare che si prende cura quotidianamente della persona con una disabilità. È chiaro che essendo sostanzialmente dei servizi in un certo senso speculari tra di loro, chi assume uno di questi non può assumere anche gli altri. Di che cifre si parla? Dipende, perché la domiciliare non è un contributo economico ma è un contributo proprio di assistenza, quindi si mette a disposizione un professionista che va in casa ad aiutare nella cura e nella premura anche del soggetto con disabilità o del soggetto anziano, mentre per quanto riguarda la disabilità gravissima è chiaro che è tutto molto correlato sia al livello di disabilità ma anche al sociosanitario, è un contributo che va dai 400 euro ai 1000 euro al mese, mentre il caregiver, che sostanzialmente funziona in maniera speculare, però lì va direttamente alla persona che si prende cura del malato, prende un contributo di 400 euro. Cambiamo ancora argomento, da oggi di nuovo accessibile una porzione della pineta d'Annunziano di Pescara che era stata devastata dall'incendio della scorsa estate. Aperti al pubblico il comparto 3 e parte del comparto 4. Vediamo. Credo che abbiamo fatto un bellissimo regalo a Gabriele D'Annunzio, riaprendo la pineta d'Annunziana, la fruizione dei cittadini pescaresi. È nel 159esimo compleanno del Vate Pescarese Gabriele D'Annunzio che riapre parte della pineta d'Annunziana. Chiamata anche Parco d'Avalos, la riserva naturale era stata devastata da un incendio lo scorso 1 agosto. Dopo 7 mesi di lavori, finanziati col Festival d'Annunziano della Regione Abruzzo, Comune e donazioni dei cittadini, da oggi sono nuovamente accessibili il comparto 3 e parte del comparto 4. Io voglio che Pescara diventi la città degli alberi e faremo in modo che questo avvenga con tante piantumazioni, con grande cura del verde. Oggi è una festa soprattutto per i bambini che frequentano questo parco, per troppo tempo, più di 6 mesi, non ne hanno potuto usufruire, ma da oggi in poi lo potranno fare sempre con la massima attenzione, la massima cura del verde, perché questa pineta è un patrimonio non soltanto per Pescara ma per tutto l'Abruzzo. Lunedì inizieranno i lavori nel comparto 5. Lì i tempi saranno più lunghi, ha dichiarato il sindaco, ma la pineta tornerà più verde di prima. Vogliamo che veramente anche dal male, cioè dall'incendio, possa venire il bene, e quindi la rinascita e un'attenzione superiore rispetto al passato di questo spazio, ma di tutti gli spazi verdi. Sempre a Pescara, la domenica ai festivi torna il parcheggio a pagamento all'interno dell'area di risulta, una scelta che è andata giù alle associazioni di categoria che da anni stanno combattendo la crisi ora aggravata dal caro bollette. Vediamo.
Dal 20 marzo a Pescara, la domenica e i giorni festivi torneranno a pagamento le soste dell'area di risulta, ma non è tutto perché lo stallo a pagamento riguarderà anche altre zone del centro città. L'ordinanza prevede però soste gratuite per mezzi elettrici e sconti per le auto ibride. La decisione del comune di imporre il pagamento su una serie di parcheggi cittadini non è andata giù alle associazioni di categoria come Confesercenti. Questa scelta, senza aver preventivamente potenziato i trasporti pubblici, rischia di essere la concausa della morte del commercio urbano. Stiamo uscendo da una pandemia di 2 anni e siamo nel pieno di una guerra inquietante alle porte dell'Europa. Scegliere questo preciso momento è sfiancante, commentano il presidente Marina Dolci e il direttore Gianni Taucci. È facile immaginare che le famiglie alle prese con il caro benzina, dovendo scegliere fra il centro urbano con i parcheggi a pagamento e i parcheggi gratuiti dei centri commerciali, sceglieranno la via più semplice per risparmiare, spiegano. Quindi non comprendiamo davvero la ragione di questa scelta. Scegliere di mettere i parcheggi a pagamento anche di domenica, quando l'orario degli autobus viene ulteriormente ridotto, vuol dire solo imporre una tassa aggiuntiva sui consumatori. A lasciar basita Confesercenti non è solo la sostanza, ma anche la forma. Nessuna di queste scelte è stata condivisa con le associazioni di categoria. Un bando per studenti, architetti e artisti per ridisegnare viale Marconi. Comitati e associazioni vogliono dire la loro sulla trasformazione dell'arteria di Pescara Sud. Vediamo. Un concorso di idee riguardo la trasformazione di Viale Marconi, una delle arterie principali di Pescara, da mesi al centro delle polemiche per il progetto dell'amministrazione comunale che ha introdotto corsie preferenziali per gli autobus, realizzato rotonde e ridotto il numero dei parcheggi, mettendo in allarme i commercianti della zona. Il comitato Salviamo Viale Marconi, insieme all'associazione VU, ha indetto un bando, Marconi District, volto a studenti, architetti, artisti, designer e altri professionisti di tutta Italia, che dovranno presentare il proprio progetto non solo sul viale, ma sull'intero distretto commerciale, che tenga conto anche di aree verdi, parcheggi, viabilità e percorsi ciclopedonali. Saranno premiati, tra 3 mesi, i 3 lavori che la giuria riterrà migliori. Ci saranno 3 premi e hanno 3 mesi di tempo per presentare questi progetti potenziali, che noi poi vorremmo portare all'amministrazione per far vedere che forse un approccio partecipativo è sicuramente più culturalmente sostenibile. Speriamo che questa volta l'amministrazione ascolti le nostre proposte, fanno sapere dal comitato. Non siamo stati presuntuosi nel presentare una nostra proposta, in quanto potrebbero dire ovviamente tu hai questo interesse e hai un interesse singolo. Di fronte a un bando e un concorso nazionale, magari una visione più futuristica, veramente futuristica, può far aprire gli occhi a loro e magari farli mettere una volta per tutte in discussione, dato che ad oggi non ci sono mai riusciti. Ed ora è giornata di calcio, questo sabato di Serie C, il Pescara è impegnato nella trasferta di Olbia alle ore 17.30 e io vedo tra poco collegato Paolo Renzetti proprio dallo stadio Nespoli della città isolana per le ultime su questo match. A te Paolo. Sì, buon pomeriggio da Olbia, dall'esterno dello stadio Bruno Nespoli, e alle nostre spalle c'è proprio l'ingresso degli spogliatoi dell'impianto isolano, che tra poco più di 3 ore ospiterà questa attesa partita, questa gara che vedrà di fronte per la terza volta in stagione l'Olbia ed il Pescara. Ricordiamo che questo il terzo match stagionale tra le due squadre, ce ne fu uno il 19 agosto scorso allo Stadio Adriatico, vinto dal Pescara per 2-0, Pescara che si impose anche nella gara di andata in campionato di misura per 1-0 grazie ad un gol realizzato da Mirko Drudi a 5 minuti dal termine. E a proposito di Drudi, il difensore del Pescara non sarà della partita, come aveva dichiarato anche ieri in conferenza stampa il tecnico del Pescara Gaetano Auteri. Drudi che tornerà in campo martedì nell'attesa sfida con il Cesena allo Stadio Adriatico, ma l'attualità, dice Olbia, con il Pescara che vuole proseguire la risalita in classifica e la marcia di avvicinamento proprio al terzo posto. Per farlo deve battere l'Olbia, dovrà cercare di vincere martedì con il Cesena, sperando ovviamente anche in qualche risultato favorevole. L'Olbia, avversario di turno, sicuramente una squadra, la squadra del momento, una squadra che non può essere sottovalutata e che è stata protagonista nello scorso turno un po' dell'impresa della stagione, andando a vincere per
per 2-1 sul campo della capolista Modena. Dicevamo prima, Stefano, di Drudi che non sarà di questa partita, nel Pescara assente anche Giambò, torna tra i convocati Ledian Memushai che quasi certamente andrà in panchina, turnover obbligato dobbiamo dire per il tecnico del Pescara Auteri. Potrebbero partire dalla panchina sia Marco Pompetti per quel che concerne il centrocampo, sia per l'attacco Ferrari con l'impiego dal primo minuto di Cernigoi. Tra l'altro ci sono ovviamente dei ballottaggi, ci sono dei dubbi di formazione che il tecnico del Pescara scioglierà proprio nell'immediata vigilia di questa partita che si giocherà in un pomeriggio freddo e ventoso. Sono previsti poco più di 1000 spettatori, tra cui una cinquantina di tifosi del Pescara, a cui va ovviamente il nostro applauso per aver seguito la squadra nella trasferta più lunga della stagione, tifosi che sono già arrivati in mattinata in Sardegna. Dunque grande attesa per questa sfida con il Pescara chiamato alla conferma dopo la vittoria dell'ultimo turno con il Siena. Per il momento è tutto da Olbia, dall'esterno dello stadio Bruno Nespoli. La linea può tornare allo studio. A te Stefano. Grazie a te Paolo, grazie a Gaetano Terrio per la parte tecnica, temi che saranno sviscerati alle ore 17 nella trasmissione Abruzzo nel pallone condotta da Andrea Costantini, così come i temi che anticiperanno la partita sempre alle 17.30 del Teramo contro l'Aquila Montevarchi. Allora noi andiamo ad ascoltare la conferenza stampa prepartita del tecnico Federico Guidi. È evidente che nel momento in cui le partite scarseggiano, ogni partita conta sempre di più. Ora intanto noi dobbiamo essere bravi a concentrarci sulla partita di domani e siamo altrettanto consapevoli che martedì è un altro scontro diretto, però ora la nostra testa deve essere solo esclusivamente sulla partita di domani, che come prestazione non possiamo assolutamente fallire. Sicuramente il Montevarchi ha più esigenza di noi nel doverla vincere, ma nel dire non la dobbiamo fallire, io intendo come prestazione, nel cercare di fare le nostre cose, cercando di portare a casa un risultato positivo. Non voglio assolutamente caricare in maniera eccessiva, anche perché sennò poi il nervosismo o l'ansia possono essere fattori che incidono in maniera negativa su quella che deve essere la nostra prestazione. Noi dobbiamo giocare a testa sgombra, consapevoli dei pregi e dei difetti dei nostri avversari e consapevoli dei nostri sia pregi che difetti, che domani dobbiamo stare molto attenti, perché noi molte volte facciamo delle sbavature, specialmente nella copertura della profondità, dove i nostri avversari sono estremamente bravi nell'attaccarla, e questo l'abbiamo visto anche all'andata. Quindi ci siamo preparati, l'abbiamo lavorato, quindi dobbiamo essere attenti per giocare una gran partita. L'Aquila Montevarchi, come già vi ho detto, ha un approccio estremamente aggressivo alle partite, sa recuperare palla e attaccare la profondità in maniera estremamente veloce, ha giocatori davanti che abbinano fisicità con gambale, dove è anche molto abile a proteggere palla e nel gioco aereo, e soprattutto ha gli altri esterni o trequartisti, dipende poi come si metteranno, che sono molto forti sia nell'uno contro uno, hanno grande gamba e sono giocatori che vanno dritti in porta, mi riferisco a Giallo, a Barranca, a Sorrentino. Quindi noi è una partita dove se noi abbiamo la palla dobbiamo dare peso a qualsiasi passaggio, perché un eventuale pallone perso si può innescare quelli che sono i pregi dei nostri avversari. Quindi non dobbiamo peccare di sufficienza, ma dobbiamo essere bravi a dare il giusto peso ad ogni singolo pallone, e soprattutto nelle marcature preventive e nelle riaggressioni sarà un tema dominante se vogliamo coprire con efficacia la profondità. Questi sono i temi sui quali abbiamo battuto tutta la settimana. Scendiamo di categoria, giornata presosta per il girone F di Serie D, rinviato l'impegno del Nereto a Monte Giorgio, match di cartello a Chieti dove arriva la Vastese. Impegni interni per Pineto e Notaresco, mentre il Castelnuovo va a far visita alla capolista Recanatese. Il servizio di Jacopo Forcella.
Quattro partite, un derby e un rinvio. La giornata numero 24 del girone F di Serie D avrà per l'Abruzzo il suo clou allo stadio Guido Angelini di Chieti, dove arriva la Vastese. Gara sentita anche per la rivalità tra le due tifoserie, anche se quella aragonese non potrà raggiungere l'impianto teatino. Vietata infatti la vendita di biglietti nei settori locali per i residenti nei comuni di Vasto, San Salvo, Cupello e Casalbordino. Biancorossi che arrivano con l'entusiasmo del successo all'ultimo respiro di domenica scorsa contro il Notaresco, che ha permesso alla Vastese di ricominciare a correre dopo un punto in due partite. Dalla parte opposta, il Chieti, dopo un avvio folgorante di girone di ritorno con una serie di successi che l'hanno rimesso nella parte sinistra della classifica, domenica a Castelfidardo ha avuto un passaggio a vuoto. Il 3-0, rimediato nelle Marche, va cancellato per dimostrare che si è trattato solamente di una giornata storta. Vastese con due punti in più dei neroverdi, che sognano il sorpasso in caso di risultato pieno. Aragonesi che dalla parte opposta provano a difendere una piazza playoff conquistata con una parte centrale di campionato ad altissimi giri. Gara affidata a Riccardo Leotta della sezione di Acireale. Partita che, rispetto al resto delle gare delle 14:30, parte con mezz'ora di ritardo. Fischio di inizio alle ore 15. Chi invece la zona playoff l'ha perduta, almeno momentaneamente, il Notaresco, che ospita un Fano sempre ancorato alla zona bassa di graduatoria. I granata hanno vinto 10 giorni fa il recupero col Castelnuovo, ma è stata l'unica buona notizia degli ultimi tempi. Gara tra formazioni che provano a lasciarsi alle spalle un momentaccio, specie i rossoblu, per i quali lo squillo nel recupero col Porto d'Ascoli si è rivelato soltanto un brodino caldo nel mezzo di una stagione travagliata, ma che Epifani deve provare a raddrizzare con un finale in linea con l'organico a disposizione. Non sarà semplice, considerando che anche al Fano i tre punti servono e come. Ci vorrebbe una prova di autorità, specie considerando il fattore campo. Impegno difficilissimo per il Castelnuovo, che col Fano condivide i 27 punti in classifica, ma che si reca al Tubaldi, a casa della capolista recanatese. Gli uomini di Guido Di Fabio possono sorridere, perché in settimana ai calci di rigore è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, match contro la Torres da disputare il prossimo 20 marzo, nella domenica in cui il campionato è fermo. Recanatese con 10 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, un solco enorme che il Castelnuovo può sfruttare, visto che avrà certamente motivazioni altissime rispetto ai giallorossi, che invece veleggiano verso la Lega Pro senza troppi patemi. Rinviato per casi Covid l'impegno del Nereto, che avrebbe giocato in trasferta a Monte Giorgio, per il Pineto occasione enorme in casa contro il Fiuggi per consolidare una terza posizione che attualmente condivide proprio con i laziali. Anche se il sorpasso al Trastevere a quota 40 è complicato, visto l'impegno dei capitolini contro l'Aurora Alto Casertano, per i biancazzurri di Daniele Amaulo la possibilità di dare continuità ad un momento positivo interrotto soltanto dallo stop immeritato contro la Recanatese. No, nel calcio non c'è mai niente di facile. Domenica abbiamo giocato su un campo dove qualche nostro avversario ci aveva perso dei punti ultimamente. La classifica per il Nereto è brutta, però fare poi un punti su quel campo, un campo brutto anche sotto l'aspetto del terreno di gioco, non era semplice. Siamo stati molto molto bravi. Sì, assolutamente, è una squadra da rispettare, però giochiamo in casa e dobbiamo cercare la vittoria in ogni maniera, perché per noi è fondamentale domenica riportare i tre punti in casa. Fu una sconfitta secondo me bugiarda, dove venimmo puniti da un episodio all'inizio, poi giocavamo veramente una porta, il Fiuggi fu molto bravo a difendersi, però secondo me quei punti hanno un po' pesato nel girone di andata, perché era il primo scontro che ci poteva portare in testa al campionato, invece non fu così. Da lì avemmo, diciamo, qualche problematica in più, però ora pensiamo al presente, sappiamo che domenica vogliamo i tre punti assolutamente. Come detto, tutte in campo alle 14:30, tranne Chieti Vastese che inizia alle 15, giornata presosta per gli impegni della rappresentativa giovanile Under 18 alla Viareggio Cup. Il campionato tornerà poi domenica 27 marzo. Il nostro telegiornale termina qui, grazie per l'attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi.